Uno dei primi sogni dei nostri progenitori è stato quello di librarsi nell'aria, come vedevano fare agli uccelli. Nei secoli l'ambizione di volare è stata di scienziati, ma anche di scrittori e di poeti. Nell'antichità invece a volare erano solamente dei, draghi, personaggi mitologici. È comunque la prova che il volo esprime la volontà umana di elevarsi, di guardare il mondo dall'alto, dalla prospettiva di Dio potremmo dire, come possiamo fare noi tutti i giorni con Google Earth. Dopo mille tentativi e fallimenti, alcuni uomini hanno però dimostrato che davvero il futuro appartiene a chi crede nei propri sogni. Quella di oggi è l'avventurosa storia di un'aspirazione che sembrava impossibile: volare. Le prime macchine volanti? Le disegna il solito Leonardo da Vinci. Sognando Icaro, nel 1485 copia le ali dagli uccelli e immagina una vite per salire nell'aria. Due secoli dopo, nel 1663, il gesuita Francesco de Lana Terzi pubblica un saggio in cui descrive una nave volante. Dovrebbe sollevarsi grazie a quattro sfere di rame nelle quali fare il vuoto. Un altro gesuita, Lorenzo de Gusmão, il 19 aprile 1709 a Lisbona fa veramente sollevare la passarola davanti alla corte reale. La nave si alza solo di pochi metri e dopo l'incendio di tre precedenti esemplari. Una pecora, un'oca, un gallo sono i primi esseri viventi a librarsi su un pallone. Il 19 settembre 1783 parte l'Aerostat Réveillon dei fratelli Étienne e Joseph Montgolfier. Raggiunge 500 metri di altezza di fronte a Luigi XVI, a Versailles. La data fatidica del volo umano è il 17 dicembre 1903. I fratelli Orwell e Wilbur Wright spingono in aria il Kitty Hawk. È il primo oggetto più pesante dell'aria con pilota e motore. Percorre ben 8 km e arriva dopo infiniti tentativi meno fortunati. La prima impresa volante arriva il 25 luglio 1909. Il francese Louis Blériot attraversa la Manica in 32 minuti a 100 metri di quota, spinto da un motore da motocicletta italiano, un Anzani 3 cilindri da 25 cavalli. Con la trasvolata atlantica di Charles Lindbergh, l'aeronautica diventa un business. Il 20 maggio del 27 lo Spirit of St. Louis copre la distanza tra New York e Parigi in 33 ore e 39 minuti e apre la rotta alla gente comune. In piena Seconda Guerra Mondiale il primo jet della storia nasce in Europa. Si chiama Henkel E-178 e lo costruisce il tedesco Hans von Hohein il 2 agosto 1939. Incredibilmente il Terzo Reich approfitta dell'invenzione quando la guerra è già alla fine. Dopo la guerra arrivano gli avvistamenti dei primi dischi volanti. Quattro mesi dopo un aereo supera il muro del suono. Il 14 ottobre 1947 il Bell X-1 sfreccia oltre 1193 km orari. Deve molto all'Heinkel tedesco. La velocità supersonica diventa per tutti grazie al Concorde. Dal 21 gennaio 1976 da Parigi a New York si va in meno di 4 ore. Il Concorde va in pensione 3 anni dopo il suo unico ma disastroso incidente, il 25 luglio 2000. Il giro del mondo senza scalo è l'ultima impresa eroica del volo compiuta il 3 marzo 2005 dal miliardario Steve Fossett. A bordo del Virgin Atlantic Global Flyer impiega 67 ore e un minuto. Il più grande aereo mai costruito viene prodotto il 15 ottobre del 2007. È l'Airbus 380, 853 posti su due ponti, spazio per bar, palestre, negozi. Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché è là che è stato e là che vuole tornare. Profetiche come sempre le parole di Leonardo da Vinci e noi come sempre tentiamo una fuga in alto. Cosa riserverà ancora in futuro il volo umano? Il 1 luglio 2013 entra in servizio Solar Impulse, il primo aereo esclusivamente ad energia solare. È svizzero, interamente in carbonio, con 12.000 celle solari su oltre 60 metri di ali e 4 motori elettrici da 10 cavalli. Velocità 70 km all'ora. Nel 2050 entra in servizio l'aereo più comodo e meno inquinante del mondo. È il Concept Plane. Si autoripara, avvisa i passeggeri delle turbolenze, immagazzina il calore umano per riciclarlo e il pavimento diventa trasparente a comando. Librarsi nell'aria sarà sempre più comodo, ecologico, economico, ma certo anche sempre più veloce, come dimostra l'X-43A della NASA.
ha già raggiunto Mach 9,6, oltre 10.000 km l'ora. Ma il futuro del volo è anche nelle nuove fonti energetiche. L'induzione magnetica, l'idrogeno o il sole. Volete approfondire? Nuovo di zecca, il sito di Innovation vi aspetta. Ci trovate anche tutte le nostre puntate. Noi ci rivediamo al prossimo Viaggio nel Tempo.